in coro, rieccoci con il coro Serenissima Venezia. Sono sempre in compagnia di Lucia Santi, la direttrice del coro. Insomma, abbiamo sentito dei canti, adesso ne sentiremo altri due, davvero molto suggestivi. È un canto però ai quali i giovani fanno un po' fatica ad avvicinarsi, no? Sì, è un canto al quale i giovani fanno fatica ad avvicinarsi, intanto perché lo studio del mandolino a Venezia non c'è al conservatorio, quindi per studiare mandolino devono andare a Padova o in altre sedi, e già questo non facilita. Poi anche i giovani sono più abituati a un repertorio diverso, diciamo. Diciamo diverso, e cantare queste canzoni in coro gli sembra di cantare canzoni da vecchi, tra virgolette. Infatti l'età del coro non è proprio così giovane, però cantare mantiene giovani. Certo. Questo bisogna dirlo, cantare e suonare in compagnia mantiene giovani e soprattutto ti fa spaziare. Ti fa spaziare, noi adesso verremo portati con la prossima canzone indietro nel tempo, ecco, però qual è anche il prossimo avanti nel brano? Tempo. Ce lo racconta. Il prossimo brano è Notte de Fogo ed è stato scritto dal maestro Cartago subito dopo l'incendio della Fenice, quindi questa è una canzone che solo noi cantiamo. Che ricorda questo momento storico tragico. Ma tragico di Venezia, no? Tragico, addirittura in Argentina hanno pianto, quando in tutto il mondo, diciamo, è stato un momento molto... Toccante. E allora ascoltiamo ancora il coro Serenissima Venezia. A voi. Thank you.
Serenissima Venezia, maestra, venga qui, che emozione, sembrava di essere lì quella sera, però poi c'è stato un cambio all'interno della canzone, nell'ultima parte, venga più vicino a me, e quindi insomma si è sentita un po' quell'anima dei veneziani, no? Che la Fenice risorgerà meglio di prima. Sì, era inizialmente una speranza e poi è diventata una certezza per fortuna, e il coro la canta sempre con molta commozione, però anche alla fine con gioia. Si sente, si percepisce, sì. Si percepisce molto. E allora io direi di andare subito al prossimo brano. Che cosa ci fate ascoltare adesso per concludere, per salutarci? Il prossimo brano, perché il fuoco non sempre distrugge, qualche volta anche ci scalda nell'amore. E qui abbiamo due fidanzati che si scambieranno le dobasi del fuoco. Quindi un fuoco diverso. Un fuoco creatore questa volta. Ecco, e allora con questa canzone ci salutate, con questo brano ci salutate. Insomma, io spero di rivedervi in finale. Chissà, e quindi date il vostro meglio. Coro Serenissima Venezia, a voi.